Consuma energia l'essere umano, se gliela stacchi finisce tutto. Ma quanta gliene occorre? Il metabolismo di un essere umano è mediamente intorno a 80 watt. Cosa vuol dire che il consumo astratto riferito a me cittadini è 5 kilowatt, è 5.000 watt, quando io in realtà per vivere ho un metabolismo di 80, è un numero spropositato. Allora ho fatto dei calcoli, delle stime, io e tantissime altre persone, mettendo assieme la potenza intermittente della mia automobile, che io uso per poche decine di minuti al giorno, ma mediandola sull'anno, il computer, il riscaldamento di casa, eccetera, io vedo che consumo circa 1000 watt. Come mai il cittadino italiano ne consuma 5? Non come cittadino, come modello di società. Buonasera. Secondo il professor Sertorio, per anni direttore affari scientifici della NATO, la potenza del consumo medio complessivo per ogni individuo arriva a 1000 watt. Nel nostro modello di economia, invece, si arriva a calcolarne 5000, in quello americano 10000. Ma come ci si arriva ai nostri 5000? Con l'idea del consumo a prescindere. L'energia, dice Sertorio, è una merce sulla quale si fanno calcoli di crescita del 2,5% l'anno. Siccome però all'infinito non si può andare, il combustibile si dice più pulito e inesauribile. In tutto il mondo però i reattori che servono a produrre calore per fare l'elettricità stanno invecchiando e si fa fatica a rimpiazzarli. E allora sono in molti a chiedersi, non è che è esagerato mettere in moto una reazione nucleare per scaldare l'acqua? Tutto comincia nel 1953 con il discorso di Eisenhower all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Michele Buono e Piero Riccardi. Parlando all'ONU, il presidente Eisenhower propose la fondazione di un ente internazionale per l'energia nucleare, con il compito di acquistare prodotti nucleari dalle varie nazioni aderenti e di mobilitare ovunque scienziati al fine di migliorare il benessere dell'umanità sfruttando la forza dell'atomo. Questa proposta rappresentava per l'umanità un bel passo avanti sulla strada della pace. Fu applaudita dal mondo intero. Era il 1953 e le intenzioni erano ottime. Sottrarre l'atomo al controllo solo militare e usarlo per fare l'elettricità. Andò tutto bene per molti anni. Poi successe quello che non doveva succedere, gli incidenti. Sellafield, Three Miles Island, Chernobyl. È pericoloso, costa troppo, si può fare diversamente, conviene. E fu così che cominciò un lento declino del sistema. Sud-est della Francia, strade del Tricastin, il fiume Rodano, parecchi corsi d'acqua e molte installazioni nucleari da queste parti. Serve molta acqua per raffreddare le centrali. Avvenimenti tra i primi di luglio e fine settembre 2008. Buonasera a tutti. Un incidente serio è accaduto al sito nucleare di Tricastin, a Bollène. 300 kg di uranio dall'interno dell'officina si sono riversati in un canale vicino. Non si conosce ancora l'impatto sulle falde freatiche. Sono state prese misure per proibire il consumo di acqua potabile, l'irrigazione e la pesca. Ancora un incidente, il quarto nel nucleare francese e il secondo in 15 giorni sul sito di Tricastin. Una fuoriuscita d'aerosol contaminato a seguito dell'apertura di una valvola. Gli abitanti della regione che desideravano vendere case e terreni hanno fatto un'amara constatazione. I prezzi sono letteralmente affondati a causa dei ripetuti incidenti alla centrale nucleare. Solo piccoli incidenti. Livello 0, 1, 2, concordano le imprese nucleari e l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale. Livelli di rischio accettabili. Valanz. CRIRAD, associazione indipendente di fisici, ingegneri, medici, studiano sul campo la radioattività e i suoi effetti sull'ambiente e sulla salute. Non dipendono né dal governo né dall'industria nucleare. Allora accettabile per chi?
Esistono delle regole, ma sono impressionanti sul piano sanitario. Cioè, il limite di dose di un millisilver per anno non è il limite del non rischio, ma è il limite del rischio accettabile. Significa che al di sopra della linea c'è un rischio inaccettabile e al di sotto non è che il rischio non esista, è solo accettabile. Questo è scritto nei testi ufficiali. Che vuol dire allora accettabile? Per la gente comune, accettabile vuol dire nessun morto, niente impatti sanitari. Invece le cose non stanno così. Accettabile in realtà vuol dire un certo numero di morti per un tot mila abitanti legati al rischio delle centrali, delle scorie o delle miniere d'uranio. È un criterio economico in funzione degli interessi rispetto ai danni sanitari. Ma è chiaro che non è una scelta democratica, è una scelta di esperti che sono riusciti a far credere alle persone che il limite è il limite del non rischio. E questo è totalmente falso. 7 novembre 2008, sito nucleare del Tricastin, un altro incidente. 300 kg di boro finiscono sempre nello stesso corso d'acqua, la Gaffière. Il boro serve a rallentare la reazione nucleare. Niente di grave, è solo un incidente chimico e i tecnici dicono che la potabilità dell'acqua resta accettabile. Un altro incidente, chiedo al tassista. Non ne so niente. È successo venerdì sera. Sì, ma non ne so niente. Che genere di problemi avete normalmente intorno alla centrale nucleare? Nessun problema. Fuoriuscite, solo delle fuoriuscite. Non saprei come definirle. Non mi occupo di queste cose. La famiglia Dubois è una delle tante che abita nella zona degli impianti nucleari. Come si vive qui? Bene, come può vedere con i suoi stessi occhi si vive benissimo. E siete organizzati per far fra superiore? Sicuro. L'impresa nucleare e il potere pubblico ci chiedono di fare una serie di azioni nel caso malaugurato di un incidente. C'è un piano preciso. Noi abitanti siamo avvisati per telefono, per radio, per televisione. Ci sono da prendere delle misure semplici. Chiudersi dentro casa. Si sigillano le finestre, le porte. E per bere come fate? Se la falda risulta inquinata, la prefettura ci avvisa di non bere l'acqua. E in caso di emissione di iodio radioattivo, ci avvisano di ingoiare una compressa di iodio. E ce l'avete? Eccole. Tutte le famiglie che abitano nella zona del sito nucleare hanno queste compresse di iodio, con le istruzioni che spiegano come si protegge la tiroide dallo iodio radioattivo. E queste compresse sono distribuite gratuitamente. E fate delle prove per vedere se funziona il piano? Si fanno esercitazioni con l'impresa, il potere pubblico e la popolazione. Si prova che funzioni la comunicazione, i mezzi di evacuazione nei diversi comuni. Non dobbiamo muoverci, dobbiamo solo attendere ordini tipo radunarci in una scuola, in una sala da ballo, per essere evacuati. Ma quando c'è stato l'incidente vero, dopo quanto tempo vi hanno avvisato? 12 ore. 12 ore. Dopo circa 12 ore. Nel frattempo si è bevuto, si è innaffiato, si è pescato. Proprio così. Sì, sì, ho innaffiato, ho cucinato, ho continuato ad innaffiare le mie verdure e le ho pure mangiate. È venuto anche un dirigente di Areva a darci spiegazioni per due weekend di seguito. Ha fatto dei prelievi di acqua e quando le cose le capisci ti senti più tranquillo. Non mi preoccupo più di tanto. Ci hanno detto che è tutto nella norma, l'abbiamo superata solo di poco. Tutto nella norma, dicono i dati ufficiali. Vediamo l'analisi di CRIRAD, l'associazione indipendente. Ecco l'acqua del Tricastin. Effettivamente.